E si vola. Comunque, per chi si fosse perso la challenge, non sapesse come funziona, ragazzi, una semplicissima challenge di Pokémon Verde Foglia, dove l'obiettivo è battere tutto il gioco con un solo Rattata. Gioca Sergio, punto interrogativo, perché è sempre una domanda, non si sa mai, non si ha mai certezza su questo. E andiamo, allora, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a shoppare, va bene, mi ricordo, eravamo andati a shoppare. Siamo andati a shoppare, insomma, tutto il doping, va benissimo. Abbiamo battuto l'ottava palestra con Giovanni. Siamo usciti dall'ottava palestra, penso sia abbastanza inutile. Niente, eccoci qua. Questo è il nostro team dove c'è il Rattata. Il Rattata di scorta per quando sono le battaglie in doppio, quindi per forza di cose battaglie in doppio non posso farle con un Rattata, c'è un altro merdoso che muore di continuo. Abbiamo Doduo che vola e basta, e quest'altro qua che fa surf e forza e basta. Quindi nettamente non abbiamo altro. E spaccaroccio. Questo qua è lo schiavo delle MN. Quindi, proseguiamo con il nostro Only Rattata Challenge. Ah, qua cosa? Che oggetto abbiamo? Rapido artigli. Non serve un cazzo perché attaccheremo sempre per primi. Non c'è un oggetto un po' più interessante da dargli, vero? Mi sa purtroppo di no. C'è un cazzo. Gli occhiali Sergi, ma non servono più. L'unica sono le bacche, quando serviranno ci diremo. No, non sono qua, le bacche. Gli diremo le bacche poi. Gli avanzi. E gli avanzi. Oddio, dove si trovano gli avanzi su Pokémon Verde Foglia Rosso Fuoco? Ve lo ricordate? No, l'ho lasciata troppo sta run. Lo conosco troppo bene sto gioco. Caramelle era già usate. No, le teniamo per quando saremo davanti alla Lega. Ok. Gli ha Snorlax, credo. No, no, non li ha Snorlax. Forse sotto Snor... No, non lo so. Alla Sylph nel cestino. Limoni... No, sulla nave ci sono... Non sono sulla nave, quello lo so. Deposer. Action il giovedì sera. Ok. Quindi non lo sa... Cestino della Sylph e... La vedo due, non mi ricordo. Tutti iscritti a sto Snorlax, ma Snorlax come? Dove, quando e perché? Rosso come lo batti? Rosso? Il rivale qua? Guardate che qua siamo... Siamo in terza gen, remake di prima. Non c'è più il rosso. Ripipe 3. Qua dicevate, no, qua non c'è assolutamente niente. C'aveva Snorlax. Ma Snorlax come fa? Non li usa, non può avere... Caff! Ah, caffa. Dovevi arrivare un po' prima, grazie Kaffa, lei è molto gentile. C'è una nuova notifica. Grazie mille. Guardate. Allora, un ref avanzi. Avanzi, perfetto. Voi vedete tutto strizzato, ma... Ottenimento. Ok, premio al parcolotto, un cestino della motonave mare... Ah no, non è qui, scusate. Trovate sotto gli Snorlax addormentati, usando il detector. Sotto gli Snorlax addormentati, usando il Stai detector. Ma come? A registrando, parte che il detector non li ho. Poi, sotto cosa vuol dire sotto? Cioè che sono qua tipo da qualche parte? Ah, quando sono ancora addormentati, forse. Eh sì, qua non ci sono mica. No, qua non ci sono. Boh. Vabbè, niente. Faremo senza. Come fai a trovare uno Snorlax che dorme? Ma no, non lo so. Ti serve il detector. Non ce l'ho il detector. Vabbè, ragazzi, però... Il detector, cioè, non ho mica capito. Cioè, deve essere... Sono oggetti invisibili. Vabbè, chi se ne frega, ragazzi. È tempo di andare alla Lega. Fatemi vedere se sono ben attrezzato. Vediamo un po'. Repellente max abbiamo, iperpozione abbiamo. Acqua fresca, cuore totale. Caramella rara ne abbiamo 6, va bene. Sicuramente abbiamo skippato qualcuna precisione X. Super cool, antigelo, anti... Vabbè, quelli sti cazzi, onestamente. Difesa, attacco. Velocità non ce l'ho? Non ho velocità X. Potrebbe servire. Aspetta che la compro. Ok.
Allora, ragazzi, per prendere il detector... Oddio, pigiato alt. Per prendere il detector bisogna avere almeno 30 Pokémon. E io 30 Pokémon non li ho. Ne ho 3. Che sono l'uccello, Squirtle, che è lo starter, e Rattata. Quindi la vedo un po' dura, onestamente. Revitalizzante. Non abbiamo revitalizzanti. Ah, ma non servono revitalizzanti. Se ci muore Rattata abbiamo perso, quindi non servono a niente. Cioè, se ci muore Rattata è finita, fine. Ah, questo è il pipì su che ci potrebbe servire, ok. Velocità X. Ci potrebbero servire. Non che sia molto importante, comunque Rattata outspeed a quasi tutti, però... Insomma, non si sa mai. Super grado 12, super colpo 11, perfetto. Ho vinto tutte le palestre, siamo alla Lega. Grazie mille Ame per il Prime Heimdali 2 mesi. Grazie mille ragazzi di sub. Ok. Mi dissocio dalla Lega. Ok. Si vola. Durata... Sì, ragazzi, non 30 Pokémon in totale, 30 Pokémon... 30 specie di Pokémon, intendo. Perché non è stata Rattata al massimo? È già usato. Ho combattuto solo con lui, 20, gli EV sono tutti a cazzo. Ok. Allora... Ah, dobbiamo ribattere Gianni, ragazzi, siete pronti? Ho un moveset adatto per battere Gianni, fate un attimo vedere. Oddio, taglio potremmo anche... potremmo anche cambiarlo, taglio. Ci serve taglio per arrivare alla Lega? No, non ci serve. Non ci sono cespugli per arrivare alla Lega. Andiamo un attimo a toglierci taglio. Che... cioè, andava bene, ma adesso basta usare taglio, per favore. Però Squirtle non impara taglio, nemmeno Dodo, mi sa. Vabbè, c'è l'altro Rattata, giustamente. Abbiamo 2 Rattata. Ecco qua. Mi serve? Allora lo diamo a lui. Ecco fatto. Diamo a Rattata di scorta. Ok. Sapete cosa gli do? Gli do ritorno. Ritorno mossa fortissima. Perché comunque abbiamo l'affetto al massimo con Rattata. Taglio. Via. Ecco fatto. Ragazzi, giusto per dirlo, tanto poi mi verrà chiesto altre 50.000 volte. Il gioco è Pokémon Verdefoglia. L'emulatore che uso è Visual Boy Advance per PC. Se volete per cellulare e Android, perché per iOS è sempre un casino, per Android c'è My Boy, che è anche free, anche gratis. C'è qualche pubblicità, però... c'è la versione gratis. E il gioco Verde Foglie, ragazzi, scaricate la ROM. Cioè, non posso darvi tutto io. Ok. Ce ne sono un sacco di mosse. Anche attrazione sarà molto, molto importante. Però per adesso diamogli ritorno. Li posi gli altri per sfidare i 4? Sì, adesso ci sta. Tanto alla fine mi basta un Rattata. Cioè, gli altri sono soltanto per andare in giro, perché mi servono, però effettivamente ci sta come idea. Ok. Ragazzi, carichi! Carichi che ci siamo! Carichi che ci siamo. Allora. Eccoci qua, Gianni, Gianni 1v1 prima della Lega. Cosa, Sergio? Che sorpresa vederti qui. Così vai alla Lega Pokémon, sembra di sì. E anche tutte le medaglie, fantastico. Ti sfido, Sergio, in preparazione alla Lega. Cominciamo! Let's go! Sergio versus Gianni, Gianni col punto esclamativo. Pidgeot, bevanda alla brocca per avere più energia. Gendarme, buonasera. Grazie! Altro mese, altro rinnovo del primo ad uno dei migliori streamer di Twitch. Grazie per mille. Tutto l'intrattenimento, cuore viola. Grazie a lei, signor Gendarme, lei è gentilissimo. È tempo di far vedere quanto cazzo è forte la mossa ritorno. Ritornalo! Il suka suka! Guardate che danni. Guardate qua. Sì. Boom! E vabbè, anche crit nel dubbio. Ritorno, ragazzi, una mossa
che aumenta il danno in base all'affetto che ha il tuo Pokémon, che ovviamente è al massimo per questo Rattata, essendo che abbiamo giocato soltanto con lui, e quindi il massimo è 120, che è stab, quindi fa al 50% di danno in più dal momento che è dello stesso tipo del Pokémon, quindi 180 di danno questa mossa. E al 100% di precisione. Fossalo! E anche Rhyhorn... lui è... Otta anche il ragazzo, giustamente. Ecco qua, riduttore. Ok, va benissimo. Io gli farei un palla ombra, così per finirlo. Ah, il collo, mannaggia. Gyarados. Ai ai ai. E parte la prima prepotenza, il primo intimidate. Siamo già a meno uno d'attacco. Ma io ti faccio il Sukasuka. E il Sukasuka non può essere battuto. Però c'è da dire che lui non lo one-shottiamo sicuro. Troppo tank. Ai 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 ai. L'idropompa. Oddio. Ok. Nessun grosso problema. Sukasuka. Non c'è, Maugio, il tasto per donazioni. C'è il tasto per donare sub e quello per i bits. Comunque, anche questo Gyarados tirato via. Perfetto. Growlithe. Un altro intimidate. Meno 2 l'attacco, mannaggia. Meno 2. Va bene. Oddio, però se voglio curarmi, vedo che lo faccio adesso. Perché comunque Growlithe non è così forte come Pokémon. Magari dopo contro la Kazam lo curo, mi becco uno psichico e torno a lì. Quindi lasciamo stare. Bravo, fai pure agilità. Fai pure agilità. Io sono Rattata, prima che outspeed di me. Ne passano di anni. Via. Ai 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 ai. Beh, meno 2 in attacco. Meno 2 in attacco e meno 1 in difesa pure abbiamo. Fantastico. Palla ombra. Via. Spazzato anche questo. Prossimo. Chi c'hai? Alakazam? Alakazam. Qua. Parte il palla ombra molesto. Il palla ombra molesto. Boom. Ai 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 ai. Ok, difesa speciale. Non serve a un cazzo perché palla ombra è una mossa fisica. Non perché palla ombra è una mossa fisica. Perché il tipo spettro fa tutto danno fisico in terza gen. Quindi serve a niente. Dalla quarta è diventata speciale. Che oggetto ha Rattata? Rapid artigli, perché non c'è di meglio. Serve un cazzo, però metti caso che quella volta c'è il tizio che fa agilità o mi paralizzano, che mi dimezza velocità, può servire, ecco. Venusaur! Ritorno, fagli il Sukasuka! Che bella animazione del Sukasuka. Ai 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 ai, brutto colpo! Mi ha crittato, ragazzi. Devastante. Mi sono solo distratto, sì, per la quinta volta. Non ti puoi evolvere. Ecco qua. Niente. Perdere mi ha fatto bene. Ora sono pronto per la Lega. Ma come funziona per lui, ragazzi? Non ho mica capita. Tutte le volte che perde dice che è migliorato. Non ha mai vinto. No. Oddio, non è vero. Ha vinto la prima battaglia. Quindi ha vinto la prima battaglia e poi l'ha solo persa. Pensate voi che sfiga. Curiamoci che ci servono più mosse possibili. Tin tin tin. Ok. Salviamo e da qua, povero inizio, il percorso per arrivare alla Lega. Con 3 Pokémon nel Pokédex. Coraggio, ragazze. Via. In bici. Andiamo. Sotto le sue ascelle. Grazie. Il salmone. Bella, bro. Bentornato. Grazie di 4 mesi. No! Fuga facile, mamma mia. Mannaggia me che ho preso Rattata con fuga facile. Ecco qua. Ma questa medaglia sasso passa pure. Grazie. Lei è molto gentile. Medaglia cascata. Sì, ce l'ho. Ce l'ho effettivamente. Medaglia tuono, abbiamo pure questa. Adesso c'è la perquisizione, ragazzi. Ma questa è una bacca! Beh. Proprio qui. C'è qualcos'altro qua? Qua mi ricordo che col detector si trova qualcosa, però... Boh, sti cazzi. Medaglia sesso. No, quella non ce l'abbiamo. Medaglia Arcob!
questa medaglia del Pride, ragazzi. Con la medaglia arcobaleno posso andare al Gay Pride. Tutti qua a Bologna, venite. Ho la medaglia anima, sì sì sì. Quello che ci ruba nella Pandora SMP. Questo che è il bagnino, la guardia costiera. Medaglia palude, ce l'abbiamo. Tun 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 tu, run tun tun tu. Qua da qualche parte ci sono oggetti. Oggetti vari. L'uccello no! Devi iniziare a fare così. Qua non c'era qualcosa. Mamma mia, ragazzi! Ma quanto lo conosco bene questo gioco! Quanto! Quanto! Ma non penso a più nulla. Medaglia. La medaglia Vesuvio! Abbiamo pure la medaglia Vesuvio! Qua forse c'è qualcosa, non mi ricordo. Easy, ricarica tot. Turu, tun, 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 tun. Medaglia terra, pure questa ce l'abbiamo. Easy. Bacca, bella questa. Questa ci può servire nelle ultime battaglie. Allora, questo è sempre stato molto bello. Usiamo forza. Qua ragazzi, molto semplice, per chi, per quelle due persone che non conoscessero il come funziona, bisogna portare questo sasso sopra la piattaforma. Ah, ah, ah. Che poi c'è, cioè, il Pokémon che usa forza, ma siamo noi che lo stiamo spingendo con la bici, quindi non ho mai capito sta cosa. Il Pokémon usa forza per spingere il masso, ma lo spingiamo noi con la bici, ingroppandoci la pietra, cioè... Qua iniziano ad essere forti, eh. Qua iniziano ad essere forti. Il Pokémon alla ruota della bici. Ok. Onesto. Iperzannalo! Ecco qua. Minecraft stasera, ragazzi. Ponita. Ponita, li facciamo una fossa. Ottimo. Abbiamo iniziato su Federica Leva a pubblicare la serie, certo. Domani esce... No, domani esce un video sul primo canale, dopodomani un altro video di questa serie. Ragazzi, dovete capire che dovete seguire le live, perché sui canali YouTube arriva tutto in ritardo. Quindi un conto è, vabbè, la reaction, se la guardi in live, la guardi differita, cioè non è che c'è una storia. Qua invece, quando voi vedete il video dell'episodio 1, probabilmente i live sono già al 3, al 4, cioè... Anche con Minecraft, con tutto. Che bella la maglia, è molto bella, ragazzi. Punto esclamativo merci se la volete anche voi. Ho link in descrizione nei video YouTube, visto che qualcuno vede anche su YouTube. Link in descrizione per il merch di Feric. Il contenuto può Lega? No, no, facciamo soltanto la Lega. La Sega Pokémon. Zacchete! Bianco-nero, bianco-nero 2? Non penso, cioè non in live, non sto giocando off-stream. La madonna, quanti Pokémon di fuoco abbiamo qua. Fossalo! Fossa sto stronzo! No, storia di raggio, niente, mi dispiace. Boom! Molto bene. Molto bene. Rattata shiny, ragazzi, la vedo un po' dura, onestamente, trovarlo. Allora. Qua, di repellenti ne servono. Ok, qua ci sta Dragartigli. E dall'altra c'è la caramella rara, quindi dobbiamo fare avanti e indietro due volte. Così. Chi si resetta, torniamo giù. E voilà. E adesso spostiamo il masso. E
Ecco fatto, ragazzi. Caramella rara. Molto bene. Randomizer si sarebbe bello da portare. Lo farò probabilmente, lo farò. Ehi! Mi sembri forte, dimostramelo! Let's go. Un altro con 5 Pokémon? E beh, che domande. Che domande. Raticate! Papà! Papà, prenditili per Zan e vai a casa! Rattata Shiny come ultima cosa? Ma Rattata Shiny aveva più senso fare all'inizio, ormai. Insomma. Ecco, e fallisce. E fa... Oddio, meno male ha fallito anche lui. Meno male che ha fallito. Che branco di falliti che siamo, boom! Iper Zan. Verso quella che riuscire a battere la Lega. Ma che domande sono? Cos'è? Metti la sveglia così passi dopo? Stai qua e lo vedi. Suka Sukalo! Mamma mia, il Suka Suka che mossa, ragazzi. Che mossa il Suka Suka. Non l'ho comprato Pokémon Snap per Wii e per Switch. Quasi quasi lo faccio. Facciamo Suka Suka anche questo. Veloci! Oddio, e questo? Facciamo un Suka Suka anche a Charizard, ragazzi. Molto bello. Guardate che bel Pokémon. Suka Suka. A casa. Ecco qua. Livello 75, ragazzi. Mica poco. Mica cazzi. E easy. E si va. Ok. Andiamo a posare questa roccia. Rattata al 100. Oddio, non so, non penso ci arrivi onestamente. Sarebbe bello. Cioè, sicuramente prima della Lega non ci arriva. Però... Oddio. Bisogna stare attenti che questo c'ha i Pokémon tipo lotta, Se arriva un Machamp con Incrocolpo mi fa fuori. Machoke, ciao, ok. Va bene. Nel dubbio li facciamo ritorno. Ritornalo! Ne vale la pena Pokémon Snap, allora lo proverò. Lo proverò. Ok. Machop. Gli facciamo un Iper Zanna. Dai, veloci! Non posso stare qua degli anni, ragazze. Ok. Terrempesta. Un'altra MT da vendere. Suka Suka è sempre imbattibile. Ogni tanto salviamo che non si sa mai. Salviamo. Easy. Andiamo avanti. Battiamo anche questo. Vuoi sfidare Super 4? Sì. E anche il campione. Sfiderò tutti, ragazzi. Drowsy. Questo si becca un bel palla ombra in piena bocca. Palla ombralo! Zacchete! Ok. Poi Hypno. A casa anche lui. A casa anche Kadabra. E a casa anche Kadabra 2. Via. Fatto. Rifornimento di Eteri PP. Wolf non si possono comprare. Però li ho tenuti, sì. Li ho tenuti, li ho tenuti. Cura totale. Va bene, non si butta via niente. È un massacro. Devo comprare tante ricariche tot che potrebbe capitare. Potrebbe, non è sicuro. La situazione in cui devo far finire i pp di una mossa di un altro Pokémon. Perché magari, non lo so, c'è quel Pokémon lì che mi manda sempre un HP. Io devo refullarmi, ma se mi rifullo lui mi rifà la mossa, mi manda un HP di nuovo. Quindi è meglio comprare tante cose. Campione, il fratello pensato morto del padre, del fratello, della madre, del padre, tuo cugino. Non ho capito. Va bene. Golduck. Gli facciamo un bel Suka Suka, Golduck. Golduck mi è sempre piaciuto come Pokémon, però è un po' debole, questo è il problema.
Poi mi è sempre piaciuto. Ecco qua. Puffete! È molto dura via vittoria. È dura, ma mai quanto il mio Rattata, ragazzi. Mr. Mime. Adesso vi faccio sentire quanto è duro. Adesso vi faccio sentire quanto è duro. Duro! Easy. Easy. Sì, comunque, cioè veramente mi tocca vedere una persona che rompe il cazzo scrivendo mi bannate, bannate, ma... Io vorrei capire una cosa. Ma che cazzo di provincia avete? Avete avuto... avete i problemi in famiglia, evidentemente. A me dispiace per i vostri genitori. Mi dispiace per i vostri genitori. Evidentemente avete problemi a famiglia o siete nati disturbati, con tutto il rispetto. Ma una persona che viene in live imbanate, imbanate a dare fastidio, penso che abbia effettivamente dei problemi seri. Quindi mi dispiace per voi, mi dispiace se siate un peso per la vostra famiglia. Speriamo che riusciate a trovare un lavoro in futuro. Grazie D24 per il Prime. Benvenuto alla Phoenix Army D24. Vorrei comunque che i mod lo facessero al posto mio, così evito di mettere in pausa il gioco per farlo. Se fosse possibile, ovviamente. Palla ombralo! Easy. Grazie Xardi del Prime. Benvenuto a Felix Army, bello, benvenuto. Questo si becca Iperzanna, forse mi può servire. Zacchete! Mi stai Xardi, grazie mille. Rattata non si evolve, ragazzi, fidatevi di me. Dove sei arrivato? Pyron, siamo alla via vittoria. Una ruspa! Eccola qui! Ruspa più suka suka. Uguale tutti morti. Niente. No! Turbo sabbia, no, per favore. Per favore, pure questa. Tutto bene, Xarvi. Dai, dai. Ok. Faccio un'altra palla ombra. Fatto. Non esiste l'Evol Condensa, l'Evol Condensa in questa gen. Come fai a non fare evolvere Rattata? Premi B. La vagina! Il Pokémon vagina, ragazzi. Lui è troppo tank. Appunto, non mi fa il minimo problema, tanto non swappa Pokémon. Suka sucalo! Ecco fatto. E anche la vagina è andata, ragazzi. Molto bene, molto bene. Arcanine! Ai 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 ai. Abbiamo un Intimidate qua. Va bene. Andiamo di fossa. Andiamo di fossa, ragazzi. Gianpietro, passami il fucile. Verzon, grazie del Prime, benvenuto. Ti dico questa fossa. Boom! Mamma mia, che crit, ragazzi. Che crittata. Oh yes, Giorgino. Dai, Giorgino. Non ti puoi evolvere. Fatto. Le ho guardate le richieste di spam, ragazzi. Ci abbiamo fatto un po' una live, però sono state noiose. Cioè, sono più bambini che spammano, fanno i copy pasta, scrivono di continuo e basta. Quindi, cioè, detta onestamente, ragazzi, tutto rispetto, ho un pubblico un po' noioso a questo punto di vista. Quindi niente. Poi la gente che mi chiede, Fienic, puoi mod mi bannati, bannati, puoi fare richieste di sban. Ragazzi, tranquilli, non vi leggo una richiesta di sban, non c'è bisogno. Se vi fate bannare per poi essere sbannati in richieste di sban, non c'è pericolo, non la leggerò la vostra, state pure tranquilli. Ecco qua. Wow, vampata, una bellissima mossa che dovremo vendere.
Oh, qua ragazzi, sapete chi ci stava una volta? Chi ci stava nella prima gen? Ci stava Moltres. Esatto. Vedo che siete studiati. Infatti qua ci stanno tutti i pezzettini di non so cosa. Super guardia. Qua ci stava Moltres una volta, poi l'hanno trasferito. Le. Se sbaglio muore il masso, devo resettare. Cioè resettare nel senso vado in un'altra stanza e poi torno in quella stanza lì. Provato a fare speedrun? No. Però ammetto che sarebbe carino. Le speedrun di Pokémon sono bellissime. L'unica cosa è che sono difficilissime, perché... cioè non è una speedrun che so di Minecraft che... devi farlo, te, cioè, che in generale dura relativamente poco. Magari ti va male, dopo 10 minuti stacchi. Qua, se sbagli qualcosa, un'ora e mezza, butti un'ora e mezza la tua vita tutte le volte. Quindi, insomma, mia nonna, cioè, si stava incazzando come una cosa. Sarebbe fighissimo. Grazie, Alessandro Pagni, per il Prime. Benvenuto a Verixime, Alessandro, benvenuto. In live non credo, Best Matt, in che non penso che sia un gioco da live per me. Ma Pokémon Porto se il ceppo è di Owen, cosa c'entra? Vabbè, in generale sì, ok. Mi sto parlando di Verde Foglia e Rosso Fuoco, ma in realtà in qualsiasi gioco Pokémon c'è tanto RNG, perché durando tanto, cioè... Grazie, non palindromo! 26 mesi, bentornato, caro. Grazie al resub. Ragazzi, non sono più in front page, dico bene. Dovrebbero avermi tolto dalla front page. Di Twitch, intendo. Certo, certo, Oriente. No, non ci sei. Ragazzi, allora... devo farvi un applauso. Devo farvi un applauso. Siamo passati dall'essere in front page al non essere più in front page, e i viewers sono sempre lì. Grazie mille, ragazzi. Ci sei ancora? Ah, ci sono. No, no, c'è gente che dice che non ci sono. Altri che... ma come? Poi ci guardo. Fa strano. A me no. La mia fr... boh, ok. Non ci sei, ma... boh, non lo so, ragazzi. Allora, praticamente la front page su Twitch funziona così. E un mese ogni tre puoi essere in front page. Cioè, non un mese ogni tre, nel senso che quando sei in front page ci stai un mese e poi per due mesi non ci sei più. Cioè, non puoi fare richiesta. Poi la potrai rifare dopo due mesi di pausa. Quindi, in teoria, io vo per, come si dice, per aprile, siamo il 2 maggio e mi pare strano che io ci sia ancora. Vabbè. Ah, può essere che forse... ah, può essere, Girus, che confondano con i canali consigliati. Ah, giusto per spiegarvi, ragazzi. So che si vedrà un pochino schiacciato, però non importa, non fateci caso. Cioè, la front page non vuol dire questi. Questi qua, cioè, non intendo questi. Questo qua, beh, è tutta la home page di Twitch. La front page sono soltanto questi, a carosello, capito? E adesso non ci sono qua. Vedete? Cioè, se voi mi vedete qua sotto, come qua che c'è Power, eccetera, questa non è la front page, questi sono i miei consigliati, vedete? Ma la front page è questo, questo qua, il carosello. Del tipo, io apro Twitch, mi appare la live di questa ragazza in sottofondo, però io magari sono AFK, però intanto le do la view lo stesso, capito? Così funziona. Allora no, ok, ok, allora perfetto, non ci sono più, immagino. Immaginavo. Va bene così. Vuol dire che tutti i viewers che abbiamo adesso non sono nati dalla front page, non ci sono viewers aggiuntivi. Siamo tanti, ragazzi. Siamo tanti, ragazzi. Bravi. Palla ombralo! Zacchete! Tanta roba palla ombra, ragazzi. Molto forte. Però secondo me dovrebbe essere 90 come danno, non 80. Non so se poi l'hanno buffata. Censi! Il suka suka, ragazzi. Guardate quanto va lenta, quanto van giù lenti gli HP di Censi. Perché ne ha tantissimi? Però pochissima difesa, quindi viene one-shottata. Easy. Grazie dei soldi. E andiamo avanti.
questi due dovrebbero essere gli... No, non sono gli ultimi. Però ci siamo quasi. Blissey sì, è il Pokémon con più HP in assoluto. Kingler! Si becca un Sukasuka, Kingler, mi sa. Si becca proprio un Sukasuka. I Pokémon che stanno uscendo ultimamente li hai giocati, a sentendi i DLC di Spada e Scudo? No, ho giocato soltanto al gioco quando era uscito, fine 2019. Pokémon Snap no, perché boh, appena uscito e non penso al gioco per me. Però penso lo prenderò lo stesso per provarlo. E basta, cos'altro c'è? Pokémon Mystery Dungeon, il remake che hanno fatto di Squadra Rossa e Blu, che è uscito un anno fa, l'ho giocato. E basta, penso. Barriera! Oh, cazzo! Ecco. È la Madonna. È la Madonna. Forse meglio se faccio il Sukasuka. Guarda qua quanto cazzo è tanco. La Madonna! Mica Tentacruel con la difesa così alta è imbattibile, praticamente. Perché già una difesa speciale altissima. Sukasuka passa la paura. Con questo non si sbaglia mai. Col Sukasuka non si sbaglia mai. Perfetto. Eh no, Pyron, mi sa che non funziona cerca sfide dentro le grotte, sai? Ecco qua. Molto bene. Un altro, mamma mia quanti cazzo di Pokémon. Blastoise! Sukasuka anche a lui. Passa la paura. Allora, Nintendo DS ho giocato fino a Platino. Ultimamente proprio ho comprato Pokémon Nero e lo sto provando. Ok. Bella Ian, esatto, il cosplay di Gennaro Bullo. Youngster Joy. Ok, livello 77. Beh, ragazzi, che dire. Comunque... Giusto per tagliare la testa al toro, vediamo un attimo, anche se proprio mi ricordo che non funzionava. E infatti non si può. Dentro le grotte, dentro... Soltanto all'aria aperta e in acqua. Puoi utilizzare il cercasfide. Infatti è un po' una palla, perché cazzo, qua sarebbe bello combattere contro questi allenatori che danno... Hanno dei Pokémon che danno un sacco di exp. Ed è questo un bel palla ombra, glielo tiriamo. Davvero derava? Mannaggia. È perché non gliel'ho concesso io. Zacchete. Mi sono messo Sergio punto interrogativo, esatto. E ho spiegato tante volte la teoria del punto interrogativo, ragazzi. Perché così, tutte le volte che vi interpellano, che qualcuno scrive, qualcuno ti chiama... Sembra sempre una domanda. Questa è la cosa divertente. Voi dite, Fieri, ma ti diverti con poco? Sì, lo so, però mi diverte. Quindi metto il punto interrogativo, la virgola, il punto esclamativo. Così c'è sempre la punteggiatura. Di tipo, Sergio ottiene Pokéball. Sono stronzate, ragazzi, ma io mi diverto così. Le caramelle rare prima di andare nella Lega, certo. Assolutamente. Spada e Scudo mi sono piaciuti. Sì, abbastanza. Il competitive mi è piaciuto per un periodo, però devo dire che a livello di storyline, a livello proprio di lore, no. Assolutamente no. In compenso, mi è piaciuto tantissimo, e io l'avevo molto sottovalutato il gioco, perché all'inizio era noiosissimo, Pokémon Ultra Sole. Io penso che una partenza così lenta sembrava il gioco tutorial. Sembrava il gioco tutorial, ragazzi. Dopo un po' ho iniziato a piacermi, quando è diventato un po' più veloce, ho iniziato a piacermi. Il post-Lega con quel gigantesco crossover è stato bellissimo.
Quando iniziano ad arrivare Max e Ivan, dico no, no, è impossibile, Max e Ivan. Poi arrivano anche altri che poi non conoscevo, scoperto essere di poi della quinta generazione, della sesta generazione. E poi, vabbè, ovviamente al finale c'era Giovanni, perché Giovanni... Quando arriva Giovanni che ti caccia fuori il super Mewtwo pompato, dico no way, cioè bellissimo. Inizia a combattere contro tutti i leggendari, questo è stato super bello. Non me l'aspettavo, onestamente, non me l'aspettavo. Molto bello. Cioè, considerando come era iniziato... Ok, questa è una battaglia doppia. Insieme sono destinati a fare grandi cose. Guardate che ho già fatto divorziare un sacco di gente, eh. A vostro rischio e pericolo. Nidoqueen e Nidoking. Ok, niente fossa. Qua mi cacciano terremoto e mi mandano al barretto subito. Io direi di fare un Sukasuka Nidoking, che è quello più... è quello meno tank. E qua un colpo coda, sempre che mi regga, cosa che non accadrà probabilmente. Rattata al 16, ragazzi, è proprio lui. Boom! Ecco qua. Ah, solo un livello, ok. Ai! Ok, va benissimo. Colpo codiamo Nidoqueen. Molto bene. E il Sukasuka. E l'altro Rattata attacca, ecco. Boom! E ha tolto il suo HP ed è stato pure avvelenato, ragazzi. Oltre al danno anche alla beffa. No, no, Sudir, ovviamente no. Neanche il Rattata Scrauso deve evolversi. Il Rattata Scrauso ha una natura merdosa. Mi pare che gli aumenti la difesa, gli tolga velocità. Mentre il mio ha una natura neutra, così siamo andati sul sicuro. Ok, questo dava all'acciaio, mi pare. Sdoppiatore, vero. Ah, oddio. Però mi faccio un sacco di danni, ma sdoppiatore fa dei danni allucinanti, cazzo. Ai 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 ai. È forse l'iperzanna, ragazzi. Ha un recoil della madonna, mi pare che sia un quarto di quello che faccio, però, eh. Mi pare sia un quarto del danno. Boh, intanto glieli insegno, tanto voglio dire. Lo so, True Sharp, ma ce l'abbiamo già il 120 stab. Perché il ritorno arriva ad avere 120. Se non sbaglio. Quindi 120 stab ce l'abbiamo già senza recoil. Boh, vabbè, intanto togliamo i per Zandare, ci sta. Vabbè, al massimo lo cancelliamo dopo, sti cazzi. Va bene, grazie, grazie. Sdoppiatore è fortissimo su Tauros, quelli lì... Tipo normale, contatissimo attacco. Tauros con sdoppiatore one shot a chiunque. Sei pronto? Pronto? Chi parla? Sì? Chi è? Il pezzano al tentennamento che però non è certo e comunque, cioè... Se non sbaglio, una volta c'erano... Mi ricordo dove. Dovrebbe esserci. Ok. Buono, buono, non si butta questo. Come sgranato è l'avvelenamento. Oh, Rattata 2 avvelenato. Ma adesso, signori, siamo alla Lega! Rubiamo la vittoria! Molto bene, ragazzi. Rubiamo la vittoria. Allora. Tempo delle caramelle rare, tempo di comprare un po' di roba. Togliere gli altri Pokémon in squadra, certo, certo. Olè! Pronto? Sì? Buongiorno, la qualcuno signora ha comprato un po' di bits, mi sa, è qua. È morta! Ah, abbiamo preso il numero dall'elenco. È morta! Allora, vediamo se riesco a fare un livello, visto che mi manca poco. Guardate. Mi manca poco a salire.
A sto punto, questi 4900 di exp li prendo al volo qua, battendo un po' di Pokémon selvatici. Ecco qua. Ecco qua. Arrow, grazie mille di 3 mesi. Bentornato, Arrow. Bentornato. Diamo un po' sdoppiatore. Boom! Mi ha tolto 36, quindi poteva avere 71 di... No. Impossibile. Ok, toglie un quarto di quello che faccio. Sicuro, toglie un quarto di quello che faccio. Ok. Fossa, velocizziamo! Boom! Un quiz, com'è un quarto, Pyron? Un quarto. Un terzo? Ah, sì? Boom! Ah, cazzo, mi ha fatto un magnetismo. Oh, ma che cazzo è? Bold! Ma che cazzo? Ma che succede? Basta, basta! Suka suka! Suka suka! Suka suka! Ma quanti suka suka, ragazzi, stiamo facendo? Vai! Salite al 78. Ok. Tun 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 tun. Ma allora, basta! Sei un porno questa live! Almeno usa qualcos'altro, usa un po' Super Matteo, non so. Che cazzo. Niente. Spero per voi che abbiate le cuffie. O forse meglio di no, non lo so qua. Ok, allora. Prima cosa, diamoci le caramelle rare. Ecco, adesso vorrà evolversi tutte le volte, oh Jesus. No! Ok, scusate speed, ragazzi, se no qua stiamo degli anni. 2-0-3-4 è il re dei Super Matteini. Grazie, ecco. Finalmente, finalmente. Bold, ma scrivi in... Ma almeno ce l'hai il sub, Bold, oppure sei un benefattore. L'ho giocato Pokémon Ranger, mi è piaciuto molto. Veloci! Ok, ultima. Uffete. Livello 85, signori. Rattata all'85. No, Jaron, ancora no. Allora, i perpozioni quanti hanno? 13, ne serviranno un po' di più, non si sa mai. Ah, se no, aspettate, quanti soldi ho? 52.000. Sto pensando, può servirmi Codacciaio al posto di Fossa? E Codacciaio mi farebbe molto comodo contro i Pokémon ghiaccio, effettivamente. Bold, trattino basso, Sinster, c'è un salto. 450, sì, ce l'ho. Grazie, Bold, dei beats. Lei è un pazzo, Bold, è un pazzo. Grazie mille. No, in realtà Derava sono 75, quindi 25. Però c'ho il precisione X. Penso comunque sia buono. Però non c'ho un cazzo. So, c'è geloraggio, fulmine. Però effettivamente non c'ho un cazzo. 4000 gettoni, quanto sono? 20.000, non ci arrivo, ragazzi. 50.000 non posso fare. Con 50.000 soldi posso farne 2.500. Quindi guardate, ragazzi, non c'è proprio, non c'è, non passa la paura, non possiamo fare un cazzo. Ho purtroppo non possiamo imparare queste mosse. Pallafumo non serve un cazzo, giusto? Pallafumo cosa serviva? Non era quello per scappare dai Pokémon selvatici? Bold, non li impari per basso, raggio, per fuggire basso, insieme a un cazzo, okay. 500, il corruttore automatico. Il corruttore automatico, grazie mille, Bold.
Gentilissimo, Bold, gentilissimo. Ok. Vabbè, comunque. Allora, cosa c'è da vendere qua? Boh, comunque non mi bastano comunque i soldi, ragazzi, quindi. Ok, tossina ci serve, grandine no, via. Bold, trattino basso, trattino basso, Sinster, Cirdix, 500, fanculo il corruttore. Ok, Bold, grazie mille dei pizzi. È molto gentile. Fanculo, fanculo il corruttore. Fanculo! Ma cosa c'entra sto corruttore? Non ho mica capito. Ok, attacco X90. Pensate che basti? Oh, penso di sì, dai. Compriamo delle iperpozioni. Ok, vitalizzante non posso usarlo. E cura totale. No, abbiamo letteralmente qualsiasi cosa, ragazze. Mi sono perso un po' di cose in chat, ah, ok. Special X. Super colpo, super guai, aspettate che faccio un po' di... Ok. Pipistu ce l'abbiamo ancora. Precisione X e velocità X. Giusto. Abbiamo finito? Buonasera! Buonasera! Niente. Basta, ragazzi, poi bisogna mutare la live altrimenti, eh. Che cazzo. Ok. Ragazzi, possiamo... Bold, possiamo fare basta per un po'... Oh, finalmente, un Tanan. Buongiorno, Rick, come va? Boom. Abbiamo un solo Rattata, ragazzi. Come tutto è iniziato. Beh, non precisamente, ma quasi. Davide, grazie ai 2 mesi. Bentornato. Tutto bene, Davide. Un Rattata per battere la Lega. Andiamo. Intanto... Pensiamo un attimo, abbiamo delle bacche. Potrebbero servire qua. Caffa 1997 Cirdix 100. Probabile che il corruttore automatico l'abbiano inventato a Napoli. Grazie, Caffa. Ma di cosa state parlando? Mi sono perso qualcosa, però grazie, raga. Grazie mille. Ah, bacca perina, cura dal congelamento. Potrebbe servirci, visto che Lorelei c'è i Pokémon di tipo ghiaccio. Vabbè, ah, insomma, abbiamo bacca prugna. Adesso vai tutti premi di stato. Facciamo prima. Ok. Questi non servono un cazzo. Ok. Diamo la bacca perina per adesso. Questa leve dello stato. Shift F1. Fatto. Ragazzi, andiamo. Ed eccoci qua. Allora, che mosse? Ci abbiamo sdoppiatore che alla fine serve il giusto. Potremmo azzardare un tuono. Potrebbe servirci tuono in questo frangente. Potrebbe servirci tossina. Vogliamo andare con le mosse che abbiamo adesso? Sdoppiatore alla fine non penso useremo, ci toglie troppa vita. Tuono va bene, ci sono anche 2 Gyarados più avanti con tuono. Tossina lo metterei alla fine, per adesso non penso serva. Tossina, onestamente. 70 precisione, tuono. So che proprio che precisione, io avrei voluto Fulmine, c'è Onda Shock, ma è una merda Onda Shock. Attrazione potrebbe far comodo. Proviamo con tuono, ragazzi. Diamogli un tuono, dai. Posso di sdoppiatore.
Ok. Andiamo. Doppio team è una mossa rischiosa, perché mentre uso doppio team gli altri si buffano. Vediamo, ragazzi. Andiamo, dai! Veloce, non perdiamo tempo. Parte. Primo super 4. Concentrazione. Concentrazione. Dugong. Allora, il tuono, ragazzi, l'ho messo principalmente per Cloyster. Perché lui ha tanta difesa fisica. Ok, però siamo all'85, c'hai da dire anche questo, eh. C'è da dire che siamo all'85, quindi... Ok. Molto male, Grandine, molto male. Forse è meglio iniziare a boostarci, sapete? Ok. Allora, qua si curerà. Quindi facciamogli usare un po' di ricariche tot. Va bene. Va bene. Abbiamo anche Ether e Elisir, quindi non abbiamo paura di finire il PP, non importa qua. Ok. Mi colpisce con Grandine, va bene. Così facciamo perdere anche un po' di turni a Grandine, perché Grandine, ragazzi, fa prendere sempre Bora quando Grandina, quindi è un po' un problema questo. Ok, non ho più usato ricariche tot. Ci va bene. Ci va bene. Adesso, Cloyster, eccolo qua. Va bene, ragazzi, San Gennaro in chat. Dobbiamo hittare tuono. Vediamo un po' se hitta tuono. Vai! Ah, beh, ok. Vediamo dopo, se hitta dopo. C'è una ruspa? Ruspiamo anche. Ok. Sempre più a rischio, sto perdendo HP. Qua Bora potrebbe one-shottarmi. Tuono! Easy! Boom! Ah! Mamma mia, Rattata che tira un tuono e one-shotta una vagina al 51. È pazzesco. Slow, bro! Ok, ha smesso di grandinare. Qua io ci avrei un palla ombra per Slowbro, che è tipo psico e sì, insomma, one shottiamo, via. One shottiamo una parola, un parolone. Oddio, amnesia, che palle. Vabbè, difesa speciale sale di molto. Ah, solo difesa speciale? Ah, non è quella che aumenta se difesa che difesa speciale, quella non è amnesia, qual è? Boh, vabbè, palla ombra, non mi ricordo il nome, faccio confusione. Ecco qua. Fatto. Andato anche lui. Grazie Marchetto del Prime. Grazie mille, bro. Non è calmamente, no, no. Quello commenta se difesa che difesa speciale, ragazzi. Cosmo Force, ok. Lapras. Possiamo tentare un tuono. Tuono un 120 darebbe 240 in quanto super efficace, vai. Tuono! Mamma mia, è hittato pure questo! Bravo Rattata, bravo! Ok. No. Potevo dargli la bacca? Non ci ho pensato. Mi ha confuso, va bene. Allora, io andrei... Non so quanto danno possa farmi Lapras. Forse conviene dargli una ricarica tot, sapete? Per stare sul sicuro. Tanto non 22, vai. Così libero da confusione gli ridò anche 40 HP. Oppure mi one shottasse con 120 HP. Ok. Ok, no, non mi avevo one shottato. Vabbè, per sicurezza. Tuono! Mamma mia, ragazzi, San Gennaro è dalla nostra parte! Bene, bene. Ok. San Gennaro è dalla nostra. Jinx? Oh, yes. Contro Jinx, ragazzi, easy palla ombra e via. E a casa Jinx, a casa. Molto bene. E la prima andata, ragazzi, un applauso. Grazie, grazie. Ok. Bruno! Allora,
Prima cosa, curiamoci. Ok. Bruno. Allora, una cosa che secondo me mi serve... Quante pallombre ho usato? Pallombra ne ha 15, giusto, sì. 12 su 15. Non penso mi serva aggiungergli nulla. Tuono ne ha 6, ma va bene così. Fossa è quella che useremo adesso, sì. Contro Onyx. Useremo Fossa. Ok. Va bene. Possiamo azzardargli a dare Borra, sapete? Borra lo one-shotterebbe Onyx, probabilmente. E ci servirà anche più avanti. Potremmo dargli Borra. Più avanti ci serve Borra. Però tanto... Ha solo 5 PP. Lo so. Possiamo dargli anche PP su, volendo. Al posto di Fossa. Fossa ci serve più avanti. No. No, non serve a niente Fossa più avanti. Vai. Via Fossa. So che ne ha solo 5, ragazzi, ma tranquilli. Abbiamo gli etere, l'Elisir, abbiamo tutto, ragazzi. Abbiamo tutto. Veramente tutto abbiamo. Anzi, guardate cosa gli do. Il pipi. Aumentiamo il pipi, ragazzi. Aumentiamo i pipi di Borra. Un pipi molto aumentato. Fossa per Gengar. Gengar ha levitazione. Non puoi attaccarlo con Fossa. Ok. E poi comunque ci abbiamo... Scusate, ragazzi. Fossa, ci abbiamo palla ombra. Ok, pipi lungo, andiamo. Nostra forza sovrumana. Adesso ti faccio vedere quanto è sovrumano il mio rattatone. Ah, la bacca equipaggiata. Vabbè, chi se ne frega, amen. Onyx cosa fa? Settare tempesta? Potrebbe essere. Ma a noi non importa. Borra! Mamma mia, ragazzi, questo Rattata, che precisione che ha. Che precisione. Boom! A casa Onyx. Cioè, incredibile. Hitmonchan, va bene. Gli darei un bel suka-suka, Hitmonchan. Hitmonchan ha una bella difesa. Non so se lo one-shot, A casa! Questo mi sa che è più difficile. Qua mi sa che rischio tanto, sapete contro chi? Contro Machamp. Hitmonlee va benissimo. Ritorno. Machamp, ragazzi, è un problema, perché non lo one-shotto sicuro. E lui mi one-shotta se hit incrocolpo. Secondo me devo fargli un più 6 alla difesa. Onyx? No, c'è già Machamp. Pensavo fosse un altro... Devo buffarmi prima. Sa che ho perso, ragazzi. No way che riesca. Preghiamo. Ho sbagliato, mi sa. Ero convinto che Machamp fosse l'ultimo che ci lanciasse Onyx adesso. Preghiamo che muoia. No. Addio. Addio. Sapevo. Ho sbagliato, ragazzi. L'ho letto subito com'è la situazione. Lo sapevo che avrei perso. Perché non mi sono buffato prima. Unlucky. Ho sbagliato. Bisogna dirlo. Bisogna ammettere. E basta. Grazie, Vaso, per il Prime. Gentilissimo. Grazie mille, bro. No, è fortissimo in corpo one shot. Ma quello lo sapevo. Ero convinto che fosse l'ultimo Pokémon, Machamp. Ero convinto che fosse l'ultimo Pokémon. Va bene. Devo buffarmi l'attacco, allora. No, no, non piangete, ragazzi. Ci penso io. Sì, lo so. Fubu mi buffa l'attacco. Per one-shottarlo. Ah, wow. Vai. Iniziamo. Roccio tomba, mi toglie la velocità, vabbè, penso comunque che con Rattata al massimo mi metto qualche boost alla velocità dopo.
No, ma sono un idiota. Aspetta, non me lo faccio, scusate. Sono dimenticato di una cosa. Adesso sono ancora più veloce, poco male. Mi do super guardia. Easy. Fatto. Così non mi togli più velocità. Abbiamo anche super guardia, uno strumento che ho sempre sottovalutato. Ok. Tu. Ok. Molto bene. Ok, io direi che più 5 d'attacco basta. Non penso ne serve un altro, onestamente. Una bella iperpozione. Boom. Ok. Ok. Io farei, visto che lui continua, potrei missare. Io ci darei un'altra super guardia. Vai. Oddio. Ok, pensavo peggio. Effettivamente Onix fa veramente schifo come Pokémon. Fa veramente schifo Onix come Pokémon. Cioè, mi dispiace dirlo, perché è anche carino, però... Terremoto, il Tetamoto va benissimo. Ok. Iperpozione. Via. È dopato, ragazzi. È dopato. Berlusconix. Molto divertente. Boom! Gli ho dato due precisioni X, ragazzi, adesso. Il doping sui Pokémon, ragazzi, la cavia da laboratorio. Via. È topato. Ragazzi, ma oggi con i giochi di parole siete veramente simpatici, lo sapete? Ok. Finito l'effetto in nebbia, va benissimo. Suka. What? È più veloce lui. E questo è un bel problema. Cazzo. Questo è un bel problema. Oppure che siamo più veloci. Niente. Abbiamo perso di nuovo, ragazzi. Tutto perché ci hanno fatto ridurre la velocità da Onix. La velocità è importante. Niente. Terzo tentativo, ragazzi. Terzo tentativo. Gesù. C'è una bacca che mi può aiutare. Contro sti stronzi. Non penso. Bacca cedro che è da 30 PS, ma tanto in one shot, quindi non... Cioè, in nessun modo possono aiutarmi queste. Ecco, se avessi avuto Rapid Artigli, mannaggia. Forse poteva aiutarmi Rapid Artigli. Ok. Mannaggia. Riproviamo, terza volta. Usa attacco X. E grazie al consiglio di ciò che ho appena fatto. Ok. Va bene. Iniziamo subito con super guardia immediatamente. Devo ficcarmi in testa e usare questa super guardia, ragazzi. Super guardia è un oggetto che non ho mai preso in considerazione in tutta la mia vita. Quindi questo è il problema principalmente. Vai. Un difesa X. Potrebbe salvarci la vita questo difesa X. Potrebbe salvarci la vita. Ok. Salviamoci la vita. Due attacco X. Il Tetamoto, va bene. Altro attacco X. Aspetta, quanta vita c'ho? Adesso devo curare. Ok, è finito. 45 HP. Io prego che non mi critti. Ok, la roccia tomba. La vedo dura che mi ammazzi. Ok.
iperpozione. Perfetto. Ok, più 4 d'attacco. Cioè, comunque, ragazzi, incredibile. Prima ho perso perché per due volte mi ha ridotto la velocità. Io penso di essere comunque più veloce, per quello non ho pensato a mettermi una velocità X. Penso di essere comunque più veloce. Ok. Precisione X. Grazie Not Gigio per il Prime, benvenuto Gigio. Bora! A casa. Molto bene. Adesso concentrazione. La terza è la volta buona, 3 è il numero perfetto, dicono. Vediamo un po'. Ritorno, suka suka. Hitmonchan è andato. Vai. Hitmonlee è più fragile di Hitmonchan. Ritorno. Tu 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 tu. Anche Hitmonlee è andato. Molto bene. Machamp. Adesso facciamo un Sukasuka come si deve. Vai col Sukasuka. Siamo più 5 d'attacco. No way che possa resistere. Molto bene. Ah, e sì, crittami prima magari, così evitavo di farlo 50 volte. Va bene. Onix. Perfetto. Onix, ragazzi, facciamo Bora e tanti saluti. È andato anche lui. Non ho detto che Hitmonlee è il più scarso, ho detto che è il più fragile, perché è quello con meno difesa. Tyrog, allora in prima gen vabbè non esiste, però Tyrog, che sarebbe la pre-evoluzione di Hitmonlee, Hitmonchan e Hitmontop, che introducono, se non sbaglio, in seconda gen, correggetemi se sbaglio, si evolve in uno di questi tre Pokémon in base alle sue statistiche. Se ha più attacco che, se ha più attacco che difesa, diventa Hitmonlee. Se ha più difesa che attacco, diventa Hitmonchan. Se ha sia attacco che difesa uguali, diventa Hitmontop. In terza? Ah, ok. Non sapevo, va bene. Cioè, prima anche l'altro le tre evoluzioni e poi la pre-evoluzione. E ti piace più il dolce o il salato? Un po' più il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Qua serve una bella acqua fresca. Tieni quest'acqua minerale, ragazzi. Levissima, purissima, altissima e lunghissima e fortissima. Papyrus, grazie di 4 mesi. Bentornato, bello. Grazie mille. Allora, che bacca potrebbe mai servirmi? Minchia, Gengar però è molto veloce. Non è che Gengar è più veloce di me? Non lo so. In teoria no, sono all'85. La vedo dura. Forse darei bacca prugna. Mi possono confondere, c'hanno dello stordiraggio. Potrebbero confondermi. Paralisi, avvelenamento, squattatura, congelamento, problemi di stato. No, non c'è nulla? Ok, vabbè, niente, diamo bacca prugna e via. Non abbiamo una bacca per la confusione. Che cos'è? Baccachi sarebbe? Ah, l'abbiamo usata, è vero. Non mi ricordo in quale palestra, mi sa che l'abbiamo usata. Vabbè, vado con bacca prugna, ragazzi, passa la paura. Fate un po' pensare, qua serve niente. Siamo a posto. Serve palla ombra e tanto divertimento. Ok, qua adesso c'è parla del vecchio, il professor Oak. Che col professor Oak ci hai dato dentro una volta, Agatha, di la verità. Su via. Grazie Nikos del Prime, benvenuto. Gengar, eccolo qua. Allora, noi abbiamo un grosso vantaggio, ragazzi. Noi abbiamo un grosso vantaggio, che Gengar non può colpirci con palla ombra perché siamo tipo normale. Questo è un signor vantaggio. Cosa c'ha? Ci avrà tossina. Io direi per sicurezza andare con un bell'attacco X.
Oh Jesus Christ. Questo è un male. Ok. Direi di iniziare subito con palla ombra, perché anche questo faccia doppio team 50 volte. Siamo più veloci, il che è tanta tanta roba. One shottato. Perfetto. Palla ombra speciale, non in terza gen. Golbat, ok. Golbat, ti facciamo un sukasuka, abbiamo anche attacco più uno. Mandiamo giù subito. Fatto. Eh beh, attacco più uno penso che aiuti un sacco. Poco ma buono. 86, abbiamo 180 di velocità, ragazzi. Arbok. C'è Intimidate. Ecco, l'unico motivo... Oddio, Fossa però è più debole, perché Fossa è un 60, perché è stato nerfato in terza gen. È un 60 per 220, mentre Ritorno una stabba arriva a 180, quindi Ritorno sarebbe comunque meglio di Fossa, nonostante tutto. Grazie, Tambo del Prime, benvenuto! Guardate, guardate, dai, dai, dai! Ok, ha crittato, secondo me non lo one-shottavo, però... Ha crittato, che culo, San Gennaro è con noi. Spam di San Gennaro in chat. Altro Gengar al 58. Dio, questo c'è outspeed? Nope. Palla ombra. Molto bene. E anche lui è andato. Gengar one shottato, ragazzi. Adesso cosa c'ha? Hunter? Vabbè. Capirai, nel senso. Via. Easy. A casa. Molto bene. Evviva! Sergio vince 5800. Non ti puoi evolvere! Ok. Ruspa per Rixiu? Eccola qua. Beccati questo. Ragazzi, siamo contro Lens. L'ultimo dei Super 4. Guardate qua che bel sentierino che c'è. Ok, non ci hanno fatto nulla. Bora ce l'abbiamo. Vediamo un po' come si è messo. Facciamo un attimo un check. Bora 5 su 7. Ce ne serviranno 3. Potremmo fallire, ma non credo. Allora, lui avrà un Gyarados come primo. Mi sa che dobbiamo iniziare a boostarci. Lui inizierà a fare Drago Danza, probabilmente, per un bel po' di volte. Questo potrebbe essere... Ah, ma è eccitatissimo. Non ho capito cosa intendi. Questo potrebbe essere il combattimento più difficile addirittura rispetto all'ultimo. Dobbiamo basarci su Bora. Vabbè, gli do un Ether, facciamo così. Anzi, gli do un Elisir. Vai, ne abbiamo due. Easy. Tanto se non li usiamo adesso, quando li usiamo? Allora io non penso che mi diano problemi di stato. Io penso facciano tanti tanti danni. Uso una porta molto forte fuori da casa mia. Io gli darei Baccacedro. Oddio. Oppure potrebbe servirci Rapide Artiglie. Visto che spammeranno Drago Danza, c'è Aerodactyl pure che è velocissimo. Non lo so. Però Baccacedro, quei 30 HP potrebbero fare la differenza, quindi diamogli Baccacedro. Vediamo un po'. Ok. Rattata impara Bora. Ragazzi, Rattata impara Bora, Tuono. Le impara ste mosse, Rattata. Fatemi un giro sulla wiki se non sapete. State zitti piuttosto che dire che citto. Se non sapete, non ditelo. Rattata impara Bora, impara Tuono, impara Fulmine. Impara praticamente tutte le mosse elettro e ghiaccio. Impara un sacco di mosse particolari di Rattata. Allora, vai, salviamo, andiamo. Impara anche Tossina. Non gliel'ho data perché vorrei fare senza Tossina. Tossina è un po' l'ultima spiaggia. Ok, boh, proviamo. Terremoto non lo impara. Però Fossa sì. Iperraggio non lo impara. Ci ho già provato, ragazzi. Non è la prima volta. Vai!
Ultimo Super 4, ragazzi. Ultimo Super 4. Siamo contro Lens, l'uomo dei draghi. E Patrick Ungiardos che già ci fa un intimidate. Diciamo, abbiamo già l'attacco meno uno. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Allora, io direi di fare una cosa. Secondo me, l'unico modo per battere Lens è dopare Rattata. E per dopare Rattata dobbiamo partire dandogli difesa. Altrimenti ce lo one-shottano. Iniziamo a boostarli in difesa. Morso. Ok. Davvero non ha mosse migliori? Mamma mia, era di drago, che palle. A saperlo, allora mi boosti in attacco. Che cazzo. Ma fatti un attimo pensare. Boostiamoci in special. Che dobbiamo andare di tuono, Bora. Boostiamoci in special. Io pensavo mi facesse delle mosse fisiche. Mi sta facendo tutte mosse speciali. Ok. Baccacera ci ha aiutato. Il Red Drago sempre 40 toglie. Esatto. Infatti fa morso che non fa un cazzo di danno. Però già qua io un'iperpozione gliela tiro. Ok. Il Red Drago ci toglie 40. Va benissimo. Dai, la bacca cedro ci ha dato un turno in più praticamente, non è male. Ok, ok. Ira di drago non è fisica, ira di drago non è niente, fa 40 danni punto. Special. Ira di drago. Che poi perché, cioè, ma dovrebbe avere, io adesso magari mi ricordo male, ma dovrebbe avere drago danza e colpo, cioè dovrebbe one shottarmi. Per il resto abbiamo visto Ira di Drago e Morso. Oh, eccolo qua. Aia, questo fa malissimo. Ma noi abbiamo dato difesa X. Non me l'ha fatto. Vabbè, Rattata è troppo forte. È troppo forte Rattata, ragazzi. È troppo forte Rattata. Imbattibile, ragazzi. Rattatank. Vai, vai, precisione X, qua dobbiamo tirare. Va bene una bora, va bene un tuono, ma qua dobbiamo tirarne 5 di fila, quindi la vedo un po' dura. Comunque imbattibile. Cioè, imbattibile, no, ho già perso 3 volte, però. Due volte. Questo è il terzo tentativo. Ok. Un po' di precisione X. Ok. Special X. Mi sa che siamo pronti. Mi sa che siamo pronti, ragazzi. Curiamoci e andiamo. Oddio, è possibile che abbia Pokémon più veloci di me? Forse qualche velocità X per sicurezza gliela diamo. Diamogli qualche velocità X, ragazzi. Magari c'è cosa, Aerodactyl? No? Ma stiamo attenti. Ok, basta. Ormai siamo imbattibili. Siamo ufficialmente imbattibili. Bene. E si parte, tuono! Gyarados rincasato. Uno è andato. Avanti il prossimo. Aia, mi sono... Cazzo, picchiato contro il microfono. Ma Gyarados si è fatto più danno di me, fidatevi. Aerodactyl, tuono! E anche Aerodactyl è andato. Via. Sia al doping, ragazzi. Sia al doping. Dragonite. Dragonite. Bora! Vabbè, allora, ammetto che con gli strumenti è un po' facile. La prossima challenge la faremo un po' più difficile. Ok. Dragonair.
Vabbè, ragazzi, ma che ve lo dico a fare? Spazziamo via anche lui. Torno tutti a segno. E grazie, ho dato 3 precisioni X. Ci mancherebbe. Ma gli strumenti lotta, io da piccoli sottovalutavo tanto. Sono veramente, veramente forti. Ecco qua, e anche l'ultimo. Via, Bora! Molto bene. Fatto. Abbiamo mandato a casa anche Lance. Eh sì, fatto. È rincasato anche lui. Non posso ancora crederci, sconfitti i miei draghi con un topo, pensate voi. Gianni! Ha battuto i Super 4 prima di te. No, Gianni li ha... Adesso ci penso io a Gianni. Comunque col doping è troppo facile, non pensavo fosse così facile, lo ammetto. Ok, ultima bacca cedro. Problemi di stato non penso ci siano, quindi diamo una bacca cedro e questi 30 HP possono fare la differenza. Salviamo e niente. Salviamo e andiamo. A mosse come siamo messi? Bora ne ho ancora? Ne ho ancora 4, direi proprio di sì. Ok. It's time to shine, ragazzi! Sergio in chat! Eccolo qui! Gianni, ehi! Ti stavo aspettando, Sergio! Ragazzi, supportate anche voi la battaglia, cliccando sul tasto abbonati e abbonatevi gratis con Amazon Prime, pagando 4,99. Fatelo! Fatelo perché è molto importante per questa battaglia. Molto importante per questa battaglia. Muto gli alert, però, che voglio sentire bene la musica, è molto molto bella. Lavorando al Pokédex ho cercato ovunque Pokémon forti, non solo, anche formato squadre che battessero tutti i tipi di Pokémon. Sì, tipo Rattata, beh, non ci vuole tanto a batterlo. Oddio, in realtà non ha Pokémon di tipo lotta, quindi non è vero che riesce a battere tutti i tipi di Pokémon. Non puoi battere Rattata. Sono il campione della Lega Pokémon, Sergio! Sai cosa significa questo? Te lo dico io, sono l'allenatore migliore del mondo! E si parte! Battaglia finale! Eccoci qua! Un Rattata contro 6 mostri! Allora direi di iniziare con il doping, se siete d'accordo anche voi. Per sicurezza... io ci butterei un super guardia, che poi parte con Turbo Sabbia, anche se non penso che... danza di piume, è vero che mi togliamo un sacco d'attacco. E invece no, Bobby, e invece no. It's doping time. Doping time. Sì al doping. Prossima challenge facciamo senza doping, ragazzi. Col doping è troppo forte, non pensavo fosse così tanto forte, lo ammetto. Dai, guardatelo, poveretto. La I poi è distrutta, la I, da questa cosa. Ecco qua. Ok. Allora. Dai, non voglio esagerare. Facciamo così, basta doping, andiamo. Come va? Tuonalo! Boom. Ok, accettabile. Ero assalto. Ha crittato il ragazzo. Ai 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 ai, ha crittato il ragazzo. Vai, facciamogli un suka suka. Mi hanno crittato anche noi. Ok. Alakazam, attenzione. Palla ombra. Palla ombra easy. Ok. E Alakazam ci saluta. Poi cosa abbiamo? Rhydon. Potremmo azzardare di curarci un attimo. Vai, curiamoci.
Aia, questo non ci voleva. Questo è molto male. Ribaffiamoci la velocità, che sennò ci fa il culo dopo. Mamma mia, quanto cazzo è forte Super Guardia, ragazzi. Non pensavo che fosse così tanto forte. Guardate, distrutta la I delle... C'è da dire che la I non aiuta, per carità, però. Rocciotomba. Ok. Bora! Abbiamo fallito la prima Bora, ragazzi. Molto male. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ok, calma. Super guardia. Ok. Precisione X. Curiamoci. Sì, ma letteralmente è come metterlo in stallo. Ma perché va così schifo la I? Bora! Ok. Ok. Allora, adesso sicuramente dovremmo andare di palla ombra perché lo cura. Possiamo fare palla ombra e poi Bora di nuovo. Sarà l'ultimo Bora, ma non dovrebbe servirci più. Quindi va bene così. Palla ombra. Ok. E adesso Bora. Vai! Molto bene. Eppure l'ultimo Bora l'abbiamo hittato. Fantastico. E Raidon a casa. Andiamo avanti. Non che lei attuale sia molto meglio. Ok. Unlucky. Un Gyarados con Intimidate. Va bene. Va bene. Tuono! Mamma mia! Vabbè. Rattata è troppo forte, ragazzi. Non... Questa challenge, prossima volta... Oddio, invece ha resistito. Attenzione, ho parlato troppo presto. Idropompa. Ok. Lui adesso si cura. Possiamo curarci anche noi, approfittiamone. Ok. Bene. Tuono di nuovo. Vai. Vai. Oh yes. Tolto quei due HP in più che servivano per mandarlo giù. Ultimi due. Arcanine. Arcamadosca. Bene. Intimidate. Va benissimo. Facciamogli il suka. Mica qua rischiamo un fuoco bomba fortissimo, però. Ai 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 ai. Lancia fiamme invece, ok. Noi abbiamo tolto neanche l'unità B. E questo ma. E qua iniziano i problemi, ragazzi. Iniziano i problemi, ragazzi. ...15 PP, dobbiamo fargli rifinire tutti. Ecco perché ho preso così tante cure. Due. Se mi critta ho perso. Quindi spera anche non critti. Dobbiamo fargli finire 15 lanciafiamme, ragazzi. Non l'ho voluto impasticare troppo perché mi sembra troppo facile. 3. Morso va bene, così a cazzo. Ci ha usato morso. Approfittiamone. Però dopo mi fa lanciafiamme, ho perso lo stesso. Mi ha tolto più di 40 HP, sì. Il Special X non esiste. Ad avercela, la difesa Special X non esiste in sta gem, purtroppo.
Ok, lanciafiamme. Dobbiamo fargli finire. Quant'è questo? Il quinto o il sesto? Quinto. Altre 10. Però è che morso basta. Se morso non bastasse, avrei un turno in più. Invece, se lui mi fa morso, io devo comunque curarmi. Se no mi ammazza con lanciafiamme dopo. Ok. 6. Morso e niente. No, mi ammazza lo stesso. Ecco qua. Lanciafiamme 7. Ok. Iperpozione. Dai, ci arriviamo, ragazzi. 8. Questa è una battaglia epica. Tutto perché non mi sono dopato all'inizio, mannaggia a me. Sempre, dite sempre di sì al doping. Se prendi scottatura mi do una ricarica tot. 9. Ok. Oddio, non ho ancora crittato, che culo. L'RNG è dalla mia parte. Che poi il problema principale, ragazzi, è il fatto che non esista difesa speciale X. Questo è il problema principale, perché io posso mettermi anche difesa più 6, ma non posso mettermi difesa speciale. Quindi mi farà sempre sto danno, anche se mi potenzio. Ok, 10. Va benissimo. Ultimi 5. Morso. Niente, torniamo su. Acqua fresca. Siamo a 10, ragazzi. 11. Oddio. Tutte le volte c'è sempre il panico per il colpo crit. 12. Ma dai, ma non ha focobomba, ragazzi, ma seriamente. Ultimi 3. Ultimi 2. Ok. Vedete come questo Rattata, ragazzi, sia continuamente bruciato dal lanciafiamme. E io tipo immagini l'allenatore lì che gli spruzza. Gli spruzza lì per pozioni. Vai, c'ha l'ultimo. Ok, non mi crittare per favore, non questo che è l'ultimo. Ok, va bene, va bene. Va bene, va bene, scendiamo, scendiamo, scendiamo. Ricarica tot. Ok. Boom, li ha finiti. Li ha finiti. Now it's my time to shine. Dov'è? Eccolo qua. E si parte con il doping. Oddio. No, c'ho difesa X a Google. Ciao proprio. Prima che mi fai danno con sta mossa qua. Sì, sì, sì. Prima che mi fai danno con sta mossa, tesoro, te lo dico. Adesso mi critta. L'ho detto, adesso parte il crit. Non mi crittare! Ok. Che poi cos'è? Extra rapido, lanciafiamme, morso. Poi la quarta mossa. Io penso avessi fuoco bomba, ne ero convinto. Non sembra. Sarei curioso di sapere cos'altro c'ha. Boato. Che mossa di merda. Che mossa di merda, ragazzi. Signori, succa succalo. Ok. Tanti saluti Arcanine.
Venusaur, ultimo Pokémon. È ora del Sukasuka. È ora del Sukasuka potente. Tu, vai, vai, faglielo gustare tutto il Sukasuka. Vai! Mamma mia, ragazzi, campioni del mondo, campioni d'Italia, ragazzi. Campioni con un solo Rattata all'87, cazzo. Fammi. No, non lo farò evolvere comunque. Dite, Fieric, fallo evolvere. No! Ho detto, finire Pokémon con Rattata. Se si evolve adesso, finisco che non ha Rattata. Sei tu il nuovo campione. Eh sì. Sergio! Sono io! Sono io, professore! Hai vinto, congratulazione, sei il campione. Grazie, grazie. Avevi già perso. Gianni, sai perché hai perso? Non hai dimostrato i tuoi Pokémon fiducia e amore. E invece il mio Rattata, ragazzi, facevano sempre l'amore. Quindi è per questo che provo amore nei miei confronti. No? No? Dite di no? Cosa? Oddio. Forse è un segreto quello. Vabbè. Congratulazioni, Sergio. Una domanda? La sala d'onore, i campioni della Lega Pokémon sono nati in questa sala per le loro imprese. Va bene. Sergio, basta farmi queste domande. Hai lavorato sodo. Congratulazione. Siete famosi. Siamo famosi, ragazzi. Ecco qua. Tun 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 tun. Ecco qua. Basta, finito. Un applauso. Un Rattata. Uno solo. Bravo. Ecco qua. Col pugnazzo eretto così. Easy, congratulazioni campione. Grazie, sono Arachnofoico per il premio, Rocket 07 per il premio, Ponzo HS per i 2 mesi. Grazie mille, ragazzi. Adesso però c'è un'ultima cosa da fare. Un'ultima cosa da fare. Vediamo chi ha capito. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Bravi, ragazzi. È tempo di battere il Pokémon più forte di questa generazione. È giunto il momento. Andiamo. Raffix, grazie ai 26 mesi. Ho riattivato gli alert, ragazzi. Grazie mille, bro. Andiamo. Rattata è il più forte. Il secondo Pokémon più forte. Il secondo. E uno. Ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché e tre. È troppo dolce. Grazie, Lios. Grazie ai 2 mesi, caro. Bentornato, bro. Grazie mille. Il fine del gioco. Non posso già andarci? Siete sicuri? No, ho sbagliato. Ma dove cazzo sto andando? Se sono rincoglionito. Non mi fanno ancora entrare. Devo battere la seconda volta? Non è come in prima gen? Cazzo. Mannaggia. C'è ancora il tizio lì. Eh sì, c'è ancora. Beh, easy cheat. Si entra lo stesso, ragazzi. Beh, che caldo che fa qua. Niente. Oddio, continuare è un po' lungo, onestamente. Basta uno, no. Niente. Allora ci penso io, ragazzi. Allora. Ci penso io, ragazzi. Sì? Ok. Adesso tiriamo fuori i trucchi e ci andiamo lo stesso. Ok, muoversi mentre si parla, cambiare oggetto. Ok, teletrasporto. Allora, dov'è che sta? Ah, cheat. Okay, ok, capito, scusami. Allora, perché sono due, ok. Sono due stringhe di codice queste. Me l'ha messo?
Non mi ricordo più come si fa, ragazzi. È passato un sacco di tempo. Dov'è il teletrasporto qua? Teletrasporto. Ok, giusto per vedere se funziona. Niente, non mi ricordo più come si fa, ragazzi. Niente. Questo qua, questi qua erano altri... Game Shark. Ok. Fammi un attimo vedere, faccio solo un test. Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Non si chiama Grotta Celeste, quella di Mewtwo? Ok, Magia dei Poveri, beh. Grotta d'Igle, Via Vittoria, Rifugio Team Rock, Ascensore, Sylph. No, non penso sia questo. Ok. Grotta Celeste, devo trovare qual è. Per questo 6 casi utilizzata, non salvateci. Celadon Sea, dovrebbe essere questo. Ma questo ce l'è 0603. Proviamo. Allora. Ah no, Azzurropoli, Celadon Sea, ok. Niente, dovrebbe essere uno di questi, ma non so perché non ci sia. Battling Sam, Monteluna, SS Anna. Entrata sotterraneo, Celesto sotterraneo, entrata sotterraneo. Grotta d'Igle, Via Vittoria, Fugia, Ascensore, Sylph. Neo Saffron City, che cazzo è? Ok. Casa Ash, casa di Bill, ok. Niente. C'ero lì anche in teoria. Ok, non c'è. Niente, non battiamo Mewtwo, non importa, ragazzi, non importa, tranquilli. Non importa, andiamo a battere qualcun altro. 3A02. Ok. Magari togliamolo giustamente. Eccoci qua. No, ho sbagliato. Oh Jesus Christ, ma come cazzo si faceva questo? Non me lo ricordo più, ragazzi. Niente. Mamma che palle, io non li sopporto sti... No, sarà da sopra allora. Sotto, facciamo così, shift F1. Ok. Oh, ce la faremo prima o poi. Non ci credo. Ragazzi, scusate, ma... di fare i meno passi possibili. Allora. Sì. Così. Quindi dall'interno in teoria. Così. Ok.
Con calma. Ok. Salviamo. Queste cose sono troppo intelligenti per me. Ma come no? E da dove devo prenderlo? Più di così? Allora. Così. Olè! Maledetto! Maledetto Deoxys. La chiesa. La campana di Don Marco. Molto bella sta musica. Livello 30. Vabbè, è giusto per il meme, ragazzi. Fatto. Arrivederci. Easy, ragazzi, va tanto. 0303. Oh, perfetto, così lo possiamo fare. Evidentemente in quel sito lì che ho guardato... Cioè, alla fine sono siti vecchissimi, quindi ci sta. È Celestopoli, ragazzi, questo. Non può essere 0303. Niente. Elios, grazie ai 2 mesi, caro, bentornato. Devi andare nella grotta. Non ci posso andare nella grotta. Va bene, e... Ma attraversare i muri non c'è, ragazzi. Visibile che non ci sia più esperienza, messo mentre si parla. Cambio oggetto. No, non c'è, ragazzi, attraversare i muri. Non si può. Boh, vabbè, niente, ragazzi. Unlucky. Se c'erano tutti dei... Cambia il sito. Ci parlo, ragazzi, affidatevi. Ci dovrebbe già spostarsi. Eh sì, un altro importante risultato. Niente. Fatemi andare via un attimo da qua. Mi sono scordato di condividere. Parla, okay, col tipo e digli spostati. Sì, prangi subito. E questo partono. Prova questo, prova quello. Mm-mm. 038, vai, proviamo. Tanto voglio dire. Vediamo dove mi porta. Non c'è. Vabbè. F. Dai, non si può, evidentemente. Il nulla. Ma perché? Vabbè, poco male, ragazzi, però. Boh, vabbè, ragazzi, evidentemente non c'è, che vi devo dire. Posso prendere un altro. Però, sesto Pokémon, ok, il teletrasporto, ma sono sempre gli stessi, anche questo è proprio copia e incolla dell'altro. Nello stesso antico ordine, con gli stessi nomi a cazzo alcuni. Quindi niente. Sono tutti uguali, cioè in genere è tutto un po' un copia e incolla tra di loro. Guarda, tutti nello stesso identico ordine. Neo Saffron City, ma... Cioè, non si può, evidentemente. Cioè, il TP non è constatato in quello. Il TP non è constatato in quello. 7B01. Vediamo un attimo da...
Lugia o... Eccoci qua. Tanto qua non ci si può andare in nessun modo. Ok. Grazie, Icy! Grazie mille del Prime. Benvenuto a Felix Army, bello. Benvenuto, benvenuto. La Madonna, quanto è lungo sto posto. Da una parte c'è Lugia, da una parte... Oh, oh. No. Ma non c'è un cazzo. Oh Jesus, non mi ricordavo mica. Non mi ricordavo fosse sta sorta di... Ok. Sai Pokédex nazionale, dovrei avercelo, no? Boh. Forse non ce l'ho, non l'ho preso. No, che cosa c'è nel Pokédex nazionale? Abbiamo... Oh oh! Eccolo. Molto bello. Guardate che bello che è. Stracolorato. A me sembra piaciuto. Minchia, livello 70. Oddio. Oddio. Proviamo a tuonarlo. Tuoniamolo. Ecco qua. Ebbè. Aia. Arriva il colpo, ragazzi. Arriva. Tanto non si può dopare. Non c'è nessun modo per aumentare la difesa speciale. Oddio, penso fosse un crit. Ma come mai tutti sti danni? Vabbè, indubbiamente se abbiamo più attacco che attacco speciale, indubbiamente. Però forse c'ha anche lui meno difesa fisica. Guarda qua che suka-suka e facciamo oh. Guarda che suka-suka. Aia. A casa. A casa, ragazzi, ci ha mandato. Ecco qua. Niente, c'era anche giorno di sole. Usa un altro Pokémon. Vai, Doduo. Vai. È tua. Vai con furia! Sì, ciao. Va bene. Non è Rattata. Vabbè, tanto ormai è finita. Niente, manco furiettato, ragazzi. Tranquilli, c'ho la Master Ball. Ecco. Niente. Se non puoi sconfiggere, unisciti a loro, dicono. Molto bene. Easy, ragazzi. Non ci vale niente, visto? Pezzo di merda. Sono curioso di vedere le statistiche che ha. Cioè ha 120 di difesa e 240 di difesa speciale. Cioè ha difesa speciale il doppio della difesa fisica. Ecco perché l'ho shottato con ritorno. L'avrei battuto. L'avrei battuto. Avessi fatto due ritorno l'avrei battuta. C'ha un sacco di difesa. Ok. Vabbè, basta ragazzi, inutile rigirare il brodo per andare avanti. L'abbiamo fatta la nostra challenge. L'abbiamo finita. Questo è quanto. Abbiamo battuto la Lega. E la live finisce qua. Direi che abbiamo fatto abbastanza, eh? Che ne dite? La Lega abbiamo battuta, sono molto orgoglioso di questo. Abbiamo già finito, sì sì, è già finita la live. Tanto è inutile andare avanti, cioè abbiamo finito quello che c'era da fare, no? Abbiamo finito, dai. Abbiamo vinto la challenge, era facile ragazzi, Rattata challenge era facile, faremo magari di un po' più particolare.